Un'importante operazione è stata fatta dalla Guardia di Finanza di Foggia all'alba di mercoledì, con l'arresto di 24 persone, di cui 7 in carcere e 17 ai domiciliari. La Guardia di Finanza inoltre ha sequestrato beni per circa 2 milioni di euro, rilevando una serie di truffe all'INPS e anche favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'organizzazione aveva simulato l'assunzione di dipendenti a cui sarebbero state erogate illeciti percezioni assistenziali. Per il rilascio dei permessi di soggiorno, inoltre, l'immigrato doveva pagare 5.000 euro, secondo l'accusa della frode all'INPS. Ma hanno spiegato gli inquirenti, grazie all'operazione, l'Istituto di Previdenza Sociale ha potuto cancellare le false giornate lavorative per le quali lo Stato avrebbe dovuto versare all'Istituto di Previdenza circa 3 milioni di euro. A volte, quando si tratta di un evento che vede i protagonisti grandi della musica italiana, specialmente se devono tenere concerti dalle nostre parti, scatta subito lo scetticismo, fino a poi rivelarsi il grande bluff. Evidente, lo ricorderete, la vicenda legata a Gigi D'Alessio, con tutto lo strascico di polemiche fra il comune e chi aveva organizzato l'evento, con tanto di risvolti giudiziari. Stavolta la notizia è vera, e da confermarla è stato il sindaco di Cerignola, Franco Metta. Massimo Ranieri farà tappa il 15 luglio a Cerignola. La notizia, che inizialmente era stata accolta con evidente scetticismo, ha fugato i dubbi nel corso della mattinata di mercoledì, quando anche il sito ufficiale del celebre cantante napoletano ha confermato la data citata. Dunque si definiranno nei prossimi mesi i dettagli di un evento che rappresenterà certamente il colpo grosso dell'estate cerignolana 2016. A dispetto degli anni passati, in cui c'era solo Chimera e nulla più. Per location si ipotizza il Duomo e biglietti, si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Riprendono al Pallasport Nando Di Leo gli allenamenti delle formazioni ofantine di basket, dopo un derby avvincente e spettacolare che domenica scorsa ha tenuto con il fiato sospeso le due tifoserie al Pala Di Leo di Cerignola. L'Allianz Udas prepara l'impegnativa trasferta di domenica contro il Trani. I biancazzurri, guidati da Luigi Marinelli, cercano dunque di preparare al meglio e nel miglior modo possibile una trasferta importante. Al momento sono terzi, considerando che al secondo posto c'è il Vieste che a sorpresa ha battuto la capolista Nardò. Dunque la corsa al secondo posto negli ultimi 6 turni diventa fondamentale, partendo già dalla trasferta di Trani. Ottica playoff anche per l'Olimpica Basket, che dopo essere uscita a testa altissima nel derby di domenica scorsa si prepara a ricevere in casa proprio la corazzata Vieste. E dunque sarà un esame certamente da affrontare nella miglior maniera possibile, come già auspicato da Mike Altamura nella intervista che ha concesso a NotiziaWeb.it e anche rimarcata dall'intervista del nostro telegiornale a Ciccio Teofilo nel dopogara. Appare chiaro e evidente che questa potrebbe essere una svolta importante per una rincorsa che sta continuando giornata dopo giornata, e l'Olimpica vuole tornare al più presto alla vittoria.